Cartelli con il prezzo medio della benzina da domani in bella vista ai distributori. Potrebbe essere l'occasione per orientarsi nella babele degli aumenti degli ultimi giorni. Per Moreno Parin, coordinatore dei gestori di carburanti di Treviso, la novità introdotta dal governo altro non farà se non consentire a chi ad oggi espone a costi inferiori al prezzo medio di ritoccare al rialzo. Flavio Convento, presidente FAIB regionale, annuncia intanto nuovi aumenti in arrivo. Nei prossimi giorni ci sarà ancora un aumento del Platz, quindi avremo un aumento di 12-13 millesimi sul prezzo finale, quindi sicuramente per i vacanzieri un costo oneroso per le vacanze che vogliono fare. Sicuramente c'è molta più richiesta e quindi in automatico il prezzo aumenta. Sicuramente è aumentato il prezzo del petrolio, sono prezzi non contenuti ma sicuramente che vanno come va il mercato. Il prezzo medio al litro di gasolio e benzina in provincia di Treviso, rilevato sul sito Osserva Prezzi Carburanti del Ministero, alle 8 del mattino del 30 di luglio era di 1,74 euro per il gasolio, 1,88 euro per la benzina. Nulla a che vedere con i prezzi esposti in autostrada, dove già da sabato benzina e gasolio raggiungevano anche i 2,5 euro al litro. Chissà se i cartelli ribattezzati antifurbetti in questo caso avranno il loro effetto. I gestori intanto ribadiscono la loro contrarietà. Sono prezzi fuorvianti, quindi sono prezzi che non indicano effettivamente il prezzo che troverete sulla pompa. Di stare molto attenti, quindi guardare quant'è il prezzo di vendita che troverete sull'impianto e rifornirsi in quel momento lì. Ricordiamo sempre che il prezzo che noi troviamo sugli impianti sono prezzi che sono gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere. Vi faccio un esempio: una delle critiche che stiamo facendo in questi giorni è che molto spesso alcune compagnie petrolifere cambiano il prezzo da remoto e l'onere va sempre al gestore, e su questo noi siamo molto contrariati.